tutti, ben arrivati in questo magico, mi sia concesso dirlo, contesto, il Castello Malaspina dei Conti Odetti. Conti Odetti, siamo qui in Valle Stafora, questa località bellissima, Varzi, in particolare perla della Valle Stafora, in questo contesto storico, architettonico, artistico di grande valenza, di grande spessore. È un onore per me oggi aprire ufficialmente, dare corso a questo evento sinergico e che appunto contemplerà arte, contemplerà momenti poetici, contemplerà anche qualche chicca musicale e contemplerà anche la bellezza. Metteremo in scena anche la bellezza, la metteremo in scena in modo pacato, in modo calibrato, perché come diceva un grande intellettuale, un autore che io adoro, Fyodor Dostoevskij, un autore russo, la bellezza metaforicamente salverà il mondo, poi ahimè il mondo andrà come andrà, però noi ce la metteremo tutta perché siamo sognatori, perché viviamo in un contesto, il mondo dell'arte, io personalmente essendo un critico storico d'arte amo il mio lavoro in primis per passione e non per contingenza. E oggi come oggi non è facile far passare certi messaggi. Entriamo nel vivo di questo tardo pomeriggio varzese e siamo accanto al proprietario del castello, il conte Odetti, il conte Enrico Odetti, a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti, il nostro applauso, perché il conte Odetti è stato gentilissimo, è stato veramente un signore, tra virgolette, nobile, un signore veramente d'anno, perché ha accolto questo mio progetto, vero conte? L'abbiamo così un po' portato avanti negli ultimi mesi e siamo riusciti a realizzare questa cosa. Quindi veramente la ringrazio con tutto il cuore, la ringrazio lei, ringrazio la sua famiglia, ringrazio per averci dato questa splendida opportunità. E prima di entrare nel vivo della presentazione critico-artistica dei nostri artisti che qui sono convenuti, che io voglio proporre alla vostra attenzione, vorrei che il conte spendesse due parole. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono Enrico. Vi ringrazio, quando vedo così tante persone nel castello è sicuramente una gioia, perché come diceva prima la dottoressa Mezzadra, io credo tantissimo nella sinergia, è un qualcosa che sinergia, diciamo, di arte, cultura, storia, sono cose che ci invidiano di tutto il mondo come italiani. E sicuramente all'interno del castello la voglia è di creare un qualcosa che sia, io sono molto sognatore, a volte ho bisogno che i miei cari genitori, che sono stati un po' loro la parte, diciamo, nascente di questa struttura, perché era un castello abbastanza decaduto, perché Malaspina come tante altre famiglie hanno avuto dei periodi di sfarzo e altri periodi un attimino più tranquilli. Però ecco, oggi vedere che il castello è animato da queste persone, che si faccia cultura all'interno del castello, è una cosa che mi anima tantissimo e mi dà la forza di continuare questo progetto che, diciamo, per quel che riguarda la parte pubblica è appena iniziato, perché l'abbiamo riaperto 2 anni e mezzo fa e all'interno del castello facciamo qualsiasi genere di evento, sia pubblico che privato. E poi, questo da non dimenticare, che la bellezza che vedete oggi è il lavoro comunque di quasi una trentina d'anni di lavoro di ristrutturazione che hanno invogliato i miei genitori a riportare questo bene allo splendore che è oggi. Una cosa che ci tengo, perché è un debito che abbiamo, diciamo, nei confronti di tutto quello che è il nostro, la nostra italianità, è questo concetto, noi lo chiamiamo debito d'onore, proprio perché forse solo noi italiani sappiamo cosa voglia dire onore per tutte queste cose belle che abbiamo. Quindi mi impegno, ho 2 figli e spero, grazie anche al vostro aiuto, perché questi progetti sono indirizzati a far sì che il castello abbia una sorta di sufficienza e possa essere, perché un'opera d'arte, come un'opera d'arte, per essere conservata deve avere sempre qualcuno che ripeto, la conservi e la porti avanti col cuore. Questo è un po' il nostro spirito, per cui vi ringrazio e se ci seguirete vedrete che, oltre a questo evento, di cui ringrazio ancora la dottoressa Mezzadra e tutti i suoi collaboratori, noi siamo assolutamente disponibili ad ospitare, perché facendoci conoscere sostanzialmente facciamo conoscere questa nostra
parte di oltre poche molto belle questa nostra bella Italia che dico sempre ci guida in tutto il mondo. Buona serata e buona continuazione. Squisito e molto convincente, come tra l'altro è convincente questa terra, come diceva il signor Conte poc'anzi, la terra d'Oltrepò è una terra anche di spessore, oltre che naturalistico, per chi la solca per la prima volta avete trovato, avete visto quanto verde, quanta dolcezza a questa terra, una terra però comunque anche molto tosta, una terra di grande valenza professionale, di grande peculiarità e una terra anche artistica, una terra veramente che ha visto fioriture, periodi altalenanti, periodi più o meno felici, come diceva giustamente il signor Conte, di ispirazione, di humus anche di ispirazione a volte molto florido, a volte più sonnecchioso. Comunque, che dire, posso dire semplicemente questo, che questa location è madre oggi, mater silenziosa di questa ispirazione che ha trovato origine in me, di questo incipit, userò anche questo termine latino però molto calzante, che come dicevo nell'intervista iniziale che ho realizzato per Tele Milano e che riprende appunto l'evento, che riprenderà l'evento, e devo dire questo incipit di forte ispirazione già qualche mese fa mi aveva soffiato così sul collo e nell'orecchio, perché già da tempo io volevo ambientare in un contesto così bello, così storico, così ameno, ma così forte nello stesso tempo, dolce, ispido, ma forte, una mostra d'arte, Identità dell'arte magica. Questo è un titolo che non è, sono sincera, del tutto mio, ma è partorito, pensate, nella mente di un artista in primis che qui troverete, Angelo Fanoli, uno dei miei artisti che seguo da anni, allievo di mio marito, il qui presente pittore Pietro Maga, che anche oggi appunto presenterà con noi alcune opere, seguito da lui, e così casualmente, guardate, vi racconto questa cosa molto velocissima, eravamo in un bar di Stradella nel nostro Oltrepò e avevamo parlato di questo progetto mesi fa, e così lui ha avuto questo guizzo, anche perché Angelo Fanoli è anche un valente poeta. E oggi, oltre all'arte, avremo anche il momento poetico, ci ha raggiunto, la vedo ora appunto appena arrivata, la bellissima Laura Linei, che veramente poi avremo, ci delizierà con alcune sue liriche, alcune sue estrapolazioni da due testi suoi fondamentali. Un'amica, una new entry, però una donna veramente di grande bellezza, e io sono molto sensibile alla bellezza, ma anche alla bellezza femminile, perché comunque in senso buono la bellezza femminile ha sempre caratterizzato, ha sempre ispirato anche l'arte, la poesia e comunque la creatività in generale. Tornando a noi, tanti artisti, 11 artisti, più un artista diciamo fuori dal coro, un artista anche lui new entry nel mio cuore, nel mio spirito, ma un artista a cui io mi sento già legata, un grande artista che poi avrò al mio fianco, perché è un po' un trade union, è un artista ontologico, come la sono io, lui stesso così mi ha definita in una sua recente intervista che ha realizzato per una TV comasca, Espansione TV. E ontologico perché lui ha cari questi temi intrinseci, proprio che sono diciamo non palesi, ma sono quei temi che trovano respiro solo nell'esteriorizzazione, ma non mediata necessariamente da un'opera, da un'operazione concettuale o mentale. Cercherò di non essere molto complessa e molto cattedratica, sto facendo il mio lavoro, ma cercherò di portare l'arte a, diciamo, a voi, ma è un artista che comunque, per dirla in parole molto più semplici, trova ispirazione dal suo inconscio e dalla sua interiorità, e mediante dei simbolismi e mediante una tecnica particolare che poi vedremo, riesce ad esternare stati d'animo, pensieri e anche proiezioni.